Entra ufficialmente in vigore il secondo round di sanzioni statunitensi contro la Russia per violazione della legge sull'uso di armi chimiche, dopo il tentato assassinio con il gas nervino Novichok dell'ex spia russa Sergei Skripal e di sua figlia in un parco di Salisbury il 4 marzo 2018. Il veleno causò la morte di una cittadina inglese. Viene vietato a qualsiasi banca statunitense di fare credito o concedere prestiti al governo russo, eccetto che per gli acquisti di generi alimentari. Secondo l'analista politico Ilya Grashenko, le politiche statunitensi stanno spingendo la Russia sempre più verso est, verso la Cina e altri paesi asiatici, in cerca di risorse alternative, di nuove alleanze. Credo che questo pacchetto di sanzioni, aggiunge, sia piuttosto un'azione di lobbying in favore delle compagnie americane perché possano essere più competitive su mercati in cui quelle russe rappresentano una feroce concorrenza. Guardiamo al settore petrolifero. La Casa Bianca aveva inflitto un primo round di sanzioni alla Russia lo scorso anno, come richiede una legge del 91. Il Chemical and Biological Weapons Act prevede un bis nel caso l'intelligence non riesca a stabilire che lo Stato in questione non sia più una minaccia.